Bentornati a Ricette per Vivere Belle e bentornata a Moira Bonaldo, la nostra esperta in cosmesi. Grazie Loretta, buonasera a tutti. Ecco, Moira ha già eh, registrato con noi una puntata di Ricette per Vivere Belle dove ci ha spiegato qual è il, la sua eh, piramide di bellezza, no? ispirata al metodo giapponese dell'iring. e ci ha raccontato un sacco di cose, ci ha fatto anche vedere eh, come si può preparare eh, una maschera per il viso. Oggi invece ci ci dimostrerai come si può fare un siero, anzi forse anche più di uno. Sì, un siero. Poi una crema. Sì, una crema base. E poi alla fine un burro cacao. Tutti sì. i componenti di questa beauty routine di cui ci hai eh, ben raccontato la scorsa volta. E, e quindi veniamo subito alla prima ricetta. Mm? Ok, allora partiamo con il siero. Sì. Il siero per il viso è un qualcosa di concentrato che si mette dopo la detergenza e prima della crema. Quindi può essere una formulazione a base di oli, di grassi, di corpi grassi, oppure un qualcosa a base proprio di acqua, acquoso. Quindi dipende dall'esigenza della, della tua pelle. Quindi se hai già una pelle grassa, mista, acneica, si, si preferisce, o soprattutto i maschietti, si preferisce il siero acquoso. E un famosissimo siero di questo tipo è il siero all'acido ialuronico, mm -hmm. di cui parleremo poi. E invece il siero uh, oleoso, che magari va bene per, più per le pelli mature, per le pelli secche, per le pelli... Magari eh, anche sensibili, hanno bisogno proprio di nutrimento e di protezione da, da tutti gli agenti esterni. E lo facciamo a base di olio. Allora, ti chiedo di aiutarmi e di darmi l'aloe vera, ecco. che io uso sempre. <ride> Grazie. Gel. Eh, allora, questa? sì. Possiamo usare eh, dalla parte dell'olio vari oli, quindi vale il discorso che dicevo l'altra volta, secondo del vostro tipo di pelle, della vostra esigenza o della vostra anche piacevolezza, scegliete l'olio più adatto. Io in questo caso uso un olio mh, di cui si sente parlare poco, ma si sentirà parlare secondo me molto di più, ed è l'olio di Tsubaki, l'olio giapponese eh, Camellia Iaponica. Ci sono tanti oli di, di camelia in realtà che trovate in commercio. Io voglio usare quello di camelia iaponica, quindi è un olio costoso, prezioso e, ma altrettanto efficace. Quindi questo, grazie. E poi eh, mettiamo un olio essenziale, lo prendo io, per esempio l'olio di lavanda, l'olio essenziale di lavanda. Va bene? Allora, semplicemente... E poi, tra l'altro volevo dire una cosa, molti di questi prodotti si possono acquistare online oppure anche nelle arboristerie si trovano del... sì. mm? e nei negozi tipo Natura sì o biologici ma online si trova tutto. Allora, io uso le pipette come vedete perché sono molto comode, sono monouso, poi si gettano, voi potete usare i cucchiai da cucina, quindi un cucchiaio di Aloe Vera. E questa è, la, è vera la stessa che si può assumere anche sì, per bocca? Assolutamente sì. Infatti, se tu hai notato, bravissima, la cosmetologia è molto sovrapponibile a, alla nutraceutica, chiamiamola così, o alla nutrizione di sicuro. Allora, dopo ne parliamo un attimo. Sì. Aggiungo, guarda, questo è come potete vedere, non posso andare dentro con la pipetta, quindi devo utilizzare con agocce. Mm -hmm. Sì, tra l'altro mi hai ricordato una cosa che, che ti riguarda, come dicevo, sei un'esperta di cosmesi, tra l'altro con una eh, laurea in eh, biologia e in cosmetologia, sì. e hai scritto un libro, un libro che abbiamo qua, che è Self Cosmesi Funzionale e Nutraceutica, poi ci dirai qualcosa in più proprio su questa nutraceutica, poi nel libro e anche sul tuo sito si possono trovare anche tante delle ricette, oltre a quelle che prepari oggi per noi, ehm, sì. proprio per chi vuole fare l'autoproduzione di cosmetici, sì. cioè a volte magari anche soltanto per riutilizzare qualcosa che abbiamo in casa che magari Bravissimo. per uso alimentare sarebbe scaduto, no? come gli integratori. Sì, gli integratori sono un'ottima cosa. Gli integratori alimentari io tante volte eh, ne uso tanti perché ci credo ed è un po' il concetto della nutraceutica, eh, i cibi ormai che, che mangiamo sono poveri, poveri di vitamine, sono cibi industriali e quindi sono, non sono cibi veri. Io intanto mescolo perché sì. come vedete c'è l'aloe vera che è acquosa, una sostanza acquosa in, in realtà, e un olio, quindi emulsionate, anzi con il cucchiaio oppure se volete con una frustina ah, tipo guarda, questa, bella, che la stessa che si usa in cucina, però insomma, esatto. ad uso cosmetico, quindi di esatto. queste dimensioni. Allora. E volevo anche dire una cosa in più ai nostri telespettatori, eh. la volta scorsa eh, abbiamo parlato della detersione, innanzitutto, quando si vuole seguire questa routine quotidiana che in realtà può durare anche soltanto 10 minuti. <ride> Assolutamente sì. <ride> E dopo la detersione abbiamo dimostrato come si può preparare una maschera. Sì, più che altro la lozione: prima mettiamo a posto il pH della pelle. La sequenza è quella: quindi <ride> detersione, poi lozione, sì. che è poi la maschera. poi il tonico. Sì, esatto. Mm. E poi la maschera, se e adesso, vogliamo. nella nostra beauty routine, arriva il momento del siero. Il siero, il siero che potete usarlo su tutto il viso oppure, come un composto di questo tipo, potete usarlo nel contorno occhi. Eh, quindi, il siero intendo qualcosa di estremamente eh, concentrato e potente. E questo tipo, per esempio, di siero è anche liftante, perché anche solo l'aloe vera gel da sola ha un effetto liftante se te la stendi. e quindi... Ha proprio questo effetto. A, questo, a questa preparazione io vi consiglio di aggiungere degli oli essenziali. Ecco, e quindi qua ci puoi dare qualche specifica, cioè sì. quale olio essenziale in base alle... Proprie per esempio, digenze? sì, io uso l'olio essenziale di lavanda in questo caso perché comunque poche gocce, l'olio essenziale pochissimo. Ecco, l'olio essenziale anche se non lo sentite, se non percepite il profumo, l'odore, lui funziona, esatto, <ride> di questo Buonissimo. si sente, anche perché è la lavanda, è buonissima, e la lavanda... Eh, soprattutto, per esempio, se fate questo siero la sera vi aiuterà a dormire, vi aiuterà a rilassarvi, a calmarvi e quindi a dormire meglio. Eh, rispetto ai sieri, qualche volta sono state eh, scusami, agli oli essenziali, qualche volta sono stata messa in guardia dal loro sì, utilizzo. Assolutamente. avere sì. delle precauzioni. Sì, sono potenti, eh, per esempio, l'olio essenziale di menta non va usato se stai usando dei rimedi omeopatici perché annulla l'effetto dei rimedi omiopatici. L'olio so, essenziale di limone, di gli agrumati in genere sono fotosensibili, fotosensibilizzanti, quindi da non usare sulla pelle se poi ti fotoesponi e soprattutto le donne in gravidanza, bambini piccoli, bisogna stare attenti. Ecco, quindi, quindi eventualmente se qualcuno dei nostri telespettatori non si sente sicuro può venissimo sì, a sì. questo, questo siero senza l'aggiunta degli oli esotici? Assolutamente Giusto? sì, potete usare uh, per esempio, uh, io ho portato delle, delle cosine che non so se riuscite a vederle. Questo, sì. per esempio, um, <ride> è un integratore di omega 3. Sapete che gli omega 3 vengono ricavati dall'olio di pesce, ultimamente dal krill. Um, quindi se io rompo questa capsula, che non voglio più utilizzare come integratore, ma, ma proprio per mettermela sul viso, perché comunque gli omega 3 sono fondamentali, per una pelle secca soprattutto i corpi grassi sono fondamentali, la rompo e la mescolo nel siero. L'odore di pesce comunque resta, quindi a voi la scelta, se volete l'effetto, però non vi piace l'odore, non fatelo. Però per esempio io ho portato altre capsuline, queste hanno vitamina A, la vitamina A fondamentale per, per la pelle e semplicemente si spezza. Sono anche quelle capsuline, sai, che trovi in commercio, che sì. compri, eh, quei trattamenti proprio sì. d'urto e magari invece di, eh, di mettertela direttamente sulla pelle a un certo punto la puoi usare sul siero su, o sulla maschera per proprio funzionalizzare una preparazione o per renderla ancora più potente. Benissimo, l'altra volta quando hai preparato la maschera hai consigliato di utilizzarla al momento, in caso del siero? Vale la, stessa la stessa cosa, la stessa cosa. E, ripeto il concetto, se fai un siero tutto a base di oli o di cere o di corpi grassi non c'è acqua, quindi l'acqua non dà il problema della conservazione e puoi ovviamente usarlo molto più a lungo di una preparazione con acqua, però si può rancidire, quindi va protetto dalla luce solare, dall'ossigeno puoi metterlo anche in frigo a meno che non diventi solido se ha dei burri ed usarlo così cioè permettere di usarlo un po' più a lungo nel tempo, invece se fai una preparazione acquosa tipo quella che facciamo adesso con l'acido ialuronico invece vi prego o si mettono dei conservanti oppure ne fai una piccola quantità e la utilizzi e sempre in frigo Uh -huh. Perché c'è tanta acqua, poi l'acido ialuronico è un'ottima pappa per i microrganismi e se non lo usi subito si possono formare funghi, muffe e quindi non si può più utilizzare. Ecco, allora Qui, questo direi che. Sì, l'abbiamo fatto. Se pronto. vuoi sì. sentire un attimino sì. come guarda, ti faccio così, e dovresti sentire l'effetto proprio liftante. <ride> E dovrebbe assorbirsi sì, velocemente. perché si sente proprio come se fosse freddo, come se Addirittura. fosse stato tenuto in frigorifero. Ah, vedi? <ride> ecco. Questi sono sieri. Questo siero è molto ricco perché abbiamo messo l'olio di sballa. Ecco, vedi a me, se già assorbito, a te fa già più fatica. È una pelle più grassa, quindi. <ride> ecco, la mia è una mia più secca, infatti. E, magari lo puoi usare la sera perché è proprio ricco alla componente oleosa. Quindi, se non vuoi magari la mattina avere quella sensazione di unto, di grasso e non poterti poi truccare subito, lo usi di sera. Invece, l'acido ialuronico, il siero, guarda, va benissimo la mattina perché proprio si assorbe alla velocità della luce. Ecco, in questo caso quindi c'è una allora, polverina? Sì, questo è l'acido ialuronico. L'acido ialuronico in polvere? In polvere. Questo più precisamente è sodium um, ialuronic acid, cioè è l'acido ialuronico in forma sale sodico. Uh, sale di sodio, cosa voglio dirti? Voglio dirti che è una, la molecola elevato peso molecolare, quindi una molecola, grazie gentilissima, molto grossa. E far conto di vedere una spugna secca da prima, quando ci metti l'acqua. Eh, sì, 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 eh, si riempie, cioè aumenta di dimensione, giusto, si inumidisce e l'acido ialuronico fa la stessa cosa. Allora io qui ho portato l'acido ialuronico ad elevato peso molecolare, proprio una molecolotta molto grande perché prima mi gelificherà l'acqua e me la farà diventare un gel che poi riuscirò a stendere. Ma potrei mettere anche, non li ho qui ma i telespettatori possono acquistarli, acido ialuronico di piccole dimensioni, si dice a medio peso molecolare e a piccole peso molecolare, bassissimo peso molecolare. Questo perché l'acido dialuronico sai che è un componente fondamentale del derma, della nostra, dello stato più profondo della nostra pelle ed è responsabile eh, della pelle soda, rosea, bella di un, di un bambino. E, e quindi, però, è nel derma. Allora, quando ti dicono metti il siro all'acido dialuronico perché ti arriva al derma e ti fa questa cosa, no. Cioè, l'acido ialuronico, per esempio, questo ad elevato peso molecolare, me lo stendo, resta in superficie, ma io voglio che resti in superficie, non mi serve che vada dentro, voglio che resti in superficie perché mi idrata l'epidermide, che deve essere idratata. Invece se aggiungo alla soluzione che adesso facciamo, quello a basso e a bassissimo peso molecolare, queste molecole sì andranno sempre più in profondità perché sono più piccoline, però non è che vadano fino al derma e i fibroblasti riescono a prenderli e a sintetizzare l'acido ialuronico nostro normale, però naturale. Però sicuramente aiuta e, e molto anche per le rughe, le pieghette e questi piccoli inestetismi cutanei. Allora acqua semplicemente... Eh, grazie, io non ho più pipette. Anzi, quella lì, grazie. Guarda. Mettiamo questa, eh, no? Guarda, facciamo okay. così. Tra l'altro, vorrei rimarcare una cosa: un concetto. Cioè, che oggi stiamo preparando eh, delle, dei cosmetici eh, che contengono molti meno ingredienti rispetto a quelli che vengono acquistati. E quindi, insomma, eh, sappiamo quello che ci mettiamo sulla pelle perché ci sono dei prodotti che contengono i parabeni. Che contengono delle sostanze decisamente, insomma, mh, dimmi se dico bene. Sì, no? sì, um, sì diciamo che la cosmetologia e gli organi di vigilanza stanno molto attenti a queste mm. cose, quindi c'è molta ricerca sotto, c'è molta verifica sotto. Ovviamente eh, c'è anche qualcosa che non è buono, ma voglio dire mh, i cosmetologi, le aziende serie lavorano in modo serio, mm -hmm. quindi non bisogna anche avere paura e fidarsi di quello che si sente. Per esempio sui parabeni è vero quello che hai detto, ma quando si usano i parabeni come conservanti in realtà si usa una miscela di parabeni, quindi metil, etil, propil, butil, subutil. Parabeni e, e, paraben e fenosetanolo. In realtà di questa miscela alcune molecole non, non danno problemi, però ormai i parabeni sono segnati e quindi è meglio toglierli anche perché ci sono. Anche perché si possono fare prodotti delle... senza. Assolutamente no? sì. 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 Allora, io... Benissimo, quindi uh... adesso stiamo preparando un altro siero. Sì. Allora, messo. ho messo un, un po, po' di, di acqua. acqua. Fate conto: se volete un gel, eh, un gel molto un gelificato, sì. gelificato, mettete un 1% di questo, di questo acido ialuronico. Allora adesso. Ci vuole tempo, noi non ce l'abbiamo, però quando fate questo gel state tranquille, cioè non cominciate a mescolare, Lasciatelo, lasciate che questa polverina, si, appunto faccio l'effetto spugna, si, si riempie di acqua e ehm, ci deve mettere il tempo che ci vuole, finché alla fine, poi magari aiutatelo anche un po' Facciamo mescolandolo, eh, perché ho paura che si ah, okay. cada tutto, mm -hmm. ok e sì, sì, che si forma il gel e questo è il gel di acido ialuronico molto semplice da fare ripeto quindi eh, eh, noi oggi per esigenze sì, televisive. e anche il tempo guarda queste cose bisogna avere tempo cioè dar lasciare proprio le sostanze che si ehm, depositino che si, che si amalgamino perché comunque le preparazioni cosmetiche sono sistemi chimici complessi quindi tu come fai Moira raccontaci un po' qual è la tua <ride> eh, routine personale è una cosa a cui ti dedichi la sera. Um. brava la ah, okay. <ride> sera no. quando è tutto a posto, il lavoro è finito, la giornata. Sì. No, la mattina ho già tutto pronto perché è organizzato. Certo. Quindi come tutti abbiamo. A parte che io mi sveglio presto, per cui io amo proprio svegliarmi presto, ma lo, lo faccio proprio come disciplina personale, come una scelta di vita. Perché bisogna fare delle scelte, delle scelte di vita, io scelgo, ho scelto questa cosa, eh, però ho tutto abbastanza organizzato. Quindi a che ora ti svegli? Cinque, ehm, cinque e mezzo. <ride> però molto presto. No, anche perché. Mh, mi sono abituata a questa cosa perché ci si abitua, eh, perché mh, ho fatto la maratona di New York e quindi ho dovuto allenarmi. E Ovviamente, il tempo che bella di esperienza. gioco non ce n'è: sì, molto bella, molto formativa, eh, veramente ricca, soprattutto perché è quella di New York, cioè non è una maratona qualsiasi. Farla a New York è tutta un'altra cosa, secondo me. Beh, sì. e, e, e quindi ho dovuto allenarmi la mattina presto, la sera tardi e quindi ho dovuto abituarmi ad alzarmi presto ma si fa, cioè come una qualsiasi altra abitudine vedete che un po' alla volta un po' alla volta dimmi sì, tu Loretta se si vede sì, 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 esatto, si avvicina alla si telecamera sta si sta si sta proprio diventando un vero e proprio gel un gel, gel uh -huh. e lasciandogli il tempo si forma proprio un gel quanto tempo ci vuole quindi perché il gel sia pronto? allora dipende la concentrazione della... Acido ialuronico che metti? Se ne metti un bel po'. Sì, sì, se ne metti tanto, quindi po, ci vorrà più tempo, immagino. Più tempo e... Ehm, tu, tu di solito quanto lo lasci? Ma un mezz'oretta, un'oretta, anche in frigo, mm, coperto. Quindi, ma, sì, sì, relativa, non magari nel in frattempo intera, fai qualcos'altro. No, sì. no, no, sì, un'oretta, sì. Dopo ce la fai qualche altra operazione o è pronto? Allora, dipende da cosa vuoi fare. Se vuoi un semplice gel di acido ialuronico, è pronto. Se invece vuoi mettere dei principi attivi, e altre cose, aggiungi. Per esempio puoi mettere un estratto glicerico, un estratto un secco anche di qualche pianta a seconda della funzionalità che vuoi, che vuoi utilizzare, puoi mettere magari un principio attivo come il coenzima Q10, l'acido lipoico bisogna vedere se si scioglie mm -hmm. se si sciolgono queste sostanze allora, nell'acqua vediamo poi Moira come sarà sì. a fine puntata ormai mancano <ride> sì. circa 5-10 minuti se quindi... non si sciolgono mm -hmm. usate un solubilizzante perché è, è molto bello eh, anche usare appunto eh, fa, alla fine far, far come dire, formare un un prodotto omogeneo usando una, eh, acqua e olio però ci vuole il solubilizzante cioè quella molecola che mette insieme due, due, come due persone che non vanno d'accordo come un negoziatore e quindi usate un solubilizzante che potrebbe essere il PEG40 idrogenato del castor oil, che lo trovate spesso nelle etichette dell'olio di ricino eh, idrogenato semplicemente, niente di, di, di che Adesso veniamo quindi alla ricetta della nostra crema idratante sì. andiamo verso la fine di questa beauty routine è una crema che tu Preparerai per noi, tra l'altro, unisex che va bene sì. sia per le donne che per gli uomini. Sì. Quali sono gli ingredienti? Allora, una crema, diciamo base, come tutte le cose che vi ho dato, un po' le formulazioni sono proprio la base, perché poi ci puoi fare qualsiasi cosa, ci puoi aggiungere certo. quello che vuoi a seconda di quello che vuoi ottenere. Innanzitutto, diciamo che crema giorno e crema notte. Allora, qua ci sono varie scuole di pensieri. A mio avviso, la crono cosmetologia esiste, secondo tanti dermatologi no, però a mio avviso una crema va usata di giorno, una crema va usata di notte, forse anche solo per i filtri solari, filtri solari una crema che ha i filtri solari o, o i filtri fisici non serve di notte. Giusto, certo. cioè no, non dobbiamo proteggersi non dal sole. sole. Poi di giorno la crema deve essere anche abbastanza fluida e leggera perché poi ci trucchiamo. Di notte possiamo permetterci qualcosa di più ricco, quindi di più grasso, di più lipidico. Allora, in questo caso abbiamo bisogno, guarda, te sono di là: allora, 60 grammi di un olio, prendiamo l'olio di ergan, guarda, visto che. Uh, L'olio di garganta, bravissima eh, della, Laila. della Laila, perfetto, <ride> che è questa tua amica che ci sì. raccontavi. <ride> Poi il burro di karité, quindi un burro Shea Butter. C'è scritto, eccolo qua, guarda, burro di karité. Uh -huh. Io uso il burro di karité, ma potete usare anche un burro di cacao, per esempio. Tra l'altro, vedete anche in, conf io ce in confezioni molto piccole Per perché mm. magari le prime armi. Uh -huh. Eccolo qui, vedete che è un corpo solido, burro di karité, alla temperatura nostra è solido, e poi un altro corpo grasso che è la ehm, cera gialla gocce. Allora io uso la cera gialla gocce, io li ti ho messo, se vuoi far vedere, aspetta che facciamo vedere la cera gialla gocce, è una cera meno lavorata, meno, cioè più naturale, invece la cera bianca, come questa, una cera più, più lavorata e quindi bianca. Io preferisco quella, però ognuno poi se uno non vuole la crema bianca, non gli piace il colore giallogno, eh, allora può usare questa. O altri emulsionanti, perché come ti, ti accennavo prima, il problema delle creme e delle emulsioni è che abbiamo una fase acquosa, una fase lipidica, grassa, eh, però insieme non ci stanno bene. Quindi abbiamo bisogno di un emulsionante, di qualcosa come una maionese. Mm. e ehm, anche per farla durare nel tempo, però se noi facciamo una preparazione che ovviamente non possiamo tenerla lì due mesi, la utilizziamo, ne facciamo poca, non occorre mettere l'emulsionante, quindi qualcosa in meno che potrebbe anche irritare la pelle e la usiamo nel tempo che, che ci serve. Allora, in questo caso eh, abbiamo bisogno di questi fornellini, li trovate perché li ho trovati anch'io, di questi fornellini vedete c'è 0, 1, 2, allora io lo metto al massimo 2 per scaldare, scaldare la fase acquosa e scaldare la fase grassa. Uh -huh. Questo è l'altro, quindi in genere 2 ma potete averne anche di più. Quindi Questi sono specifici per la produzione di cosmetici? Sì, sì, potete usare anche il fornello da cucina e la pantolina. Quindi fare una bagno, un bagnomaria? Dipende dalla formulazione in questo okay. caso, oppure in bagnomaria, no, no, sì, puoi farlo in bagnomaria a casa, cioè in questo caso lo, sì. lo, lo metti a scaldare qui. Okay. Quindi una per la fase grassa e una per la fase acquosa. Allora, per la fase acquosa, semplicemente basta aggiungere dell'acqua. Eh, sì, è accesa quindi la scaldiamo per la fase grassa ecco, mh, non mi ricordo se abbiamo detto la volta scorsa noi abbiamo una bilancia tecnica ma a casa si possono, si possono utilizzare sì. sicuramente le bilance da cucina quindi abbiamo detto 30 grammi di burro di karité allora, facciamo che abbiamo messo 30 grammi Ok? Allora, o puoi lasciarlo eh, adesso sciogliere, noi non abbiamo il tempo, e quindi aggiungiamo anche l'olio vegetale, i 60 grammi di olio vegetale. Possiamo allora usare l'olio sì. di argan, va bene? Sì. Però potete usare l'olio di jojoba, potete usare l'olio di macadamia. Ecco, aggiungete l'olio. E aggiungete anche la cera. 30 g di cera d'api vegetale. Allora, io. Taro. questa mi sembra tra tutte le ricette quella un pochino più elaborata. Sì, le creme quindi le mousse. In emulsioni. questo caso consigli di aggiungere un conservante? No, eh, io aggiungo e vi consiglio la vitamina E, vitamina E acetato, perché come vedi ci sono corpi grassi e eh, la vitamina E, oltre ad essere un principio attivo funzionale, conserva, impedisce, cioè preserva dall'ossidazione, dall'irrancidimento i corpi grassi, ecco, quindi in questo caso okay. non c'è bisogno di prepararla, insomma quotidianamente. No, 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 ne puoi fare 50, anche 100. Quindi intanto che si scalda, se non c'è il tempo, un po' si eh, può mescolare. Sì. Mm, si mescola. Io ti ho portato, vedi. Allora, ti ho portato un termometro. Ti spiego adesso un po' la procedura per il resto. Eh, appunto quando avete tempo allora questo termometro perché quando faremo l'emulsione cioè quando si mettono insieme le due fasi bisogna che siano la stessa temperatura ah, certo. dai 60 agli 80 gradi quindi quando tu eh, scaldi verifichi a che temperatura è la fase acquosa verifichi a che temperatura è la fase oleosa se sono mh, la stessa temperatura circa 80 gradi anche un po meno semplicemente Uh, amalgami e io vi faccio vedere gli strumentini poi ovviamente Ma io utilizzo cosa... questo che ah, è un semplicemente, <ride> semplicemente sai quello cosino per fare la, la schiuma la al cucina sì. ok quindi per fare questa crema si immerge e proprio molto lentamente, quindi molto lentamente, con molta calma. Può essere anche un metodo di meditazione, sai fare queste creme. Infatti io quando faccio i prodotti ah, mi, è interessante, mi rilasso... Un aspetto sì, interessante, è proprio un, guarda, una forma di meditazione. Poi, no? sì. Perché se, bravissima. Perché se poi tra l'altro utilizzi gli oli essenziali, comunque... Vabbè, intanto ti oli, gli respiri, ah, Sì, i è come se ti facessi un trattamento di benessere. <ride> ecco, quindi molto lentamente, con molto rispetto per il sistema chimico che di per se stesso non andrebbe d'accordo quindi molto rispetto e ti prendi il tempo che, che ci occorre quindi continui a mescolare, a miscelare con questo e un po' alla volta l'acqua viene inglobata la fase acquosa nella fase oleosa e un po' alla volta queste due persone così diverse <ride> vanno d'accordo e ecco. stanno insieme <ride> siamo giunti alla fine di questa puntata anche c'era un'ultima cosa la accenniamo soltanto nella tua beauty routine ah, che era il sì. di Cacao, Beh, il burro giusto. di cacao, sì, l'ultimo step per le labbra. Allora, guarda una piccola chicca eh, per mh, la bellezza delle labbra: usate uno spazzolino, uno spazzolino da denti sì. e vi fate un, un massaggio, uno scrub con lo spazzolino sì. da denti eh, sulle labbra, verso su nel labbro superiore, verso giù sul labbro inferiore, perché così si stimola anche la mucosa delle labbra, abbiamo una maggiore irrorazione e quindi anche un effetto pumping che non è male. Per... Ma quindi, utilizzate. Utilizzando un prodotto o solo no, con no, lo, solo spazzolino? lo spazzolino? oppure se appunto si ha, un, insomma è anche delicata la zona, con un po' di olio, si passa un po' di olio e poi lo spazzolino. Esatto. Un mm, bel e, consiglio anche per te. È vero. <ride> <ride> Sai, hai visto che adesso ci sono quei, quei cosini infernali, non so come si... Che per eh, ingrandire <ride> le, diciamo. le labbra. È un po', po l'effetto che si vuole ottenere lì, è un po' troppo perché comunque si forma un edema, si forma un edema, è anche un po' lesivo. Poi un burro cacao, scusate, che io te lo avevo portato fatto, vedi, eccolo qua. Ecco, un'altra chicca che vi do: sì, i contenitori. Allora, questa è un, una preparazione fatta con oli e burro per le labbra e contorno labbra, un tipo anche un burro cacao. Che vedete, a questa temperatura è già più sciolto perché gli oli sono ehm, più concentrati rispetto ai corpi grassi. Se vi mostro invece questo più duro, quindi anche in questo caso dipende cosa volete. Ovviamente più duro è, più ti dura, invece questo è, è anche più facile da stendere. Uh, no, volevo dirti invece uh, una chicca. Se non avete questi piccoli contenitori e usate mm -hmm. le lenti a contatto, ah. usate sai, quei, eh, per le lenti le a le contatto, le usate mm -hmm. per, uh, per queste cose. Mm, potete usare anche dei... Uh, dei pigmenti um, alimentari e, e fare quindi dei e lucidi da labbra oppure anche alimentari. dei fard o degli ombretti a seconda di, della formulazione. Basta, su so zitta, adesso. benissimo. Eh, no, <ride> guarda, veramente so, so che ci sarebbero ancora tante cose da sì, dire. Scrive. Se veramente non c'è che dire, un pozzo di scienza, quindi mm. <ride> noi sicuramente ti inviteremo ancora. Ci piacerebbe che ci dessi qualche altra ricetta, Grazie. qualche altro consiglio, qualche altro suggerimento. Ti ringrazio davvero tanto, Moira, Grazie. per essere stata il nostro. Grazie me, a te è stato un piacere e tanta buona cosmetologia a tutti. <ride> Grazie, questo è un bell'augurio, ve lo, lo eh, dico io stessa, tanta buona cosmetologia, quindi e continuate a seguire ricette per vivere belle. Grazie. Grazie ancora a tutti. Buonasera.